comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera Wagyu e Forza Napoli sempre. Allora Wagyu, io in questo video voglio parlare dei disfattisti del Napoli, perché all'arrivo di Cristiano Ronaldo, parlammici chiaro, già si stanno piangendo addosso. Calma, ma grazie diffuso sito, io questo voglio capire, ma grazie diffuso sito, ma boh, nagica. Allora, precisiamo questa cosa, è vero che Cristiano Ronaldo è miglior calciatore attualmente, che è il più forte del mondo, e questo qua non ci piove. È vero che c'è l'obiettività, essere realisti a dire mo che la Juve ha acquistato a Cristiano Ronaldo, beh, là ancora piuttosto, e vabbè, c'è pure questo, però a dire mo un presidente nostro, chi ha accattato, chi non ha accattato, calma, voglio, ma grazie di fuso sì, calma. Allora, io pure lo sapete che mo, negli ultimi anni con il presidente non è che mi ispira tanto fiducia, però calma, il calcio mercato si chiuderà il 16 agosto, ma voglio ricordare che il 16 agosto si chiude il calcio mercato. Vi voglio ricordare pure che è arrivato Meret, che poi purtroppo si è fatto pure male, io non lo so, neanche ha cominciato l'allenamento, dopo ne è un'altra, si è fatto male, è stato operato e fra due mesi lo dovremmo riavere. Disse neanche ha cominciato e già si è fatto male, ma poi hanno sicciato, come si dice in italiano, l'hanno proprio preso di mira e già fatto male, bah. Io spero che quando prima ritorni. Abbiamo preso Meret, Fabian Ruiz, come vi avevo annunciato l'ufficialità, ma in questi due settimane fa, una settimana fa è stato annunciato proprio dalla società, ma che se già vale, ve l'avevo detto già da un video. Io vedo molti disfattisti, ma ve lo ripeto un'altra volta, ma grazie diffuso sito, solo perché hai usato. Sappiamo pure che la Juve è una grande società, come sappiamo che alla fine la Juve o stipendi di Cristiano Ronaldo, parliamoci chiaro, metà stipendio per i soldi che lui prende all'anno, non dico metà, pure qualcosa in più, tre quarti di stipendio ci pavano i sponsor, tutti i maglietti che ben merchandising, come Bip si chiama. Avete capito o no? Che ve ci pava? Perché 110 milioni. Allora, 110 milioni quando ha pavato la Juve e poteva accattare pure un altro, ma il problema è di pagare lo stipendio. Ma se Cristiano Ronaldo diventa la Juve, questo discorso qua non vale per il Napoli. Perché se Cristiano Ronaldo poteva accattare un Napoli, ok. Ma noi, il mercato a livello di maglia, a livello di tutta sta roba qua, merchandising, come Bip si chiama, a Napoli non si può fare, perché a Napoli prima che esce l'originale già esce il pezzotto, già esce prima un pezzotto, prima che esce l'originale esce prima un pezzotto, quindi vi lascio immaginare quando in Napoli ci potrebbe perdere coppa sta cosa qua. Ma perché è così, purtroppo è così, è la realtà dei fatti. Infatti, se voi venite a Napoli e volessi accattare, a parte che a Napoli è difficile che si venga la maglia della Juve, mezzo Napoli, però nei limitrofi stanno i pezzotti, non sto all'originale per farvi capire. Quindi la maglia di Cristiano Ronaldo a Napoli, se voi volete acquistare, venite a Napoli e la pigliate con 10 euro, no, con 150 euro, tra virgolette. Ironizzo su sta cosa, però, come società, noi giustamente non fruttiamo sul merchandising.
Non so se rendo l'idea. Invece che la società che hai Juve, sì. Quindi, tra virgolette, la Juve ha fatto colpa pure in borsa. Pure in borsa. 7.2 solo l'arrivo, che ancora non era ufficiale, aumentato in borsa 7.2. Quindi Cristiano Ronaldo è una macchina che produce soldi, ma in società che effettivamente sono più mirate e serie per quanto riguarda il merchandising. In coppa che si ci guadagna. Ma Napoli purtroppo, e mi dispiace dirlo, non manca esce l'originale, esce già primo pezzotto, quindi sul merchandising non ci guadagniamo niente, non ci guadagniamo, e guardiamo in faccia la realtà, perché è così. Quindi voglio dire a questi, pure mi collego sul discorso disfattisti, state calmi, perché Cristiano Ronaldo nella Juve, ma voglio pure ricordare che non è come quando eri al Madrid, attenzione, a Juve non è Modric, Kroos, Marcelo, Benzema, Asensio, tutti i giocatori che hanno più o meno purgato pure a Juve. Quindi vi lascio immaginare solo questo, che alla fine Cristiano Ronaldo, pure nel Portogallo, che ha fatto la differenza, ma stava solo lui. Perché alla fine, parlamoci chiaro, il Portogallo stava solo Cristiano Ronaldo e non ha fatto quello che aveva fatto il Portogallo. Avete capito il succo? Quindi non vi piangete addosso, cari miei, abbiate fede. Noi vi voglio pure ricordare che teniamo il top play in banchina. Ma carretto Ancelotti, è vero che non gioco come Cristiano Ronaldo. Ma lui è l'allenatore, lui gestisce e sfrutta la rosa al massimo della sua grande potenza che può avere. Poi Carlo Ancelotti si adatta al modulo in base alla partita che sta affrontando. Non c'è un modulo fisso che gioca. Se gioca con la Juve si mette col 4-2-3-1. Ancelotti contrabbatto con un altro modulo, oppure un'altra situazione, perché Ancelotti è qui, perciò è campione del mondo, ha vinto tanto, perché Ancelotti si adegua al modulo che c'ha di fronte nella stessa partita che deve giocare. Quindi, ma a prescindere questo, ovviamente ci vogliono pure i calciatori, ma piano piano. Sarri è ufficiale al Chelsea. E vabbù, stiamo a posto. Che poi farò un altro video su Sarri. Eppure Jorginho è ufficiale. Sarri è proprio ufficiale, l'ha comunicato la stampa, ma Jorginho è imminente. Si parla pure di Higuain, che se ne deve andare al Chelsea. Là, nata Tenerovena, che là farò un altro video. Però, mo che arriverà il bonifico, o bonifica, quando arriva il cash, vi farò divertire io, perché non voi pensate che mi cattate a verde, Fabio Ruiz, a Meret, a Carnesis, non vi scordate che per il momento non si è fermato qua, perché come minimo io arriveranno altri due grandi acquisti, altri due se non tre acquisti, perché è Levarit a calcio mercato 3/4/5 calciatori. Io avverto, metto nel primo avverto Fabio Ruiz, lo metto in due secondi, ci mancano nati tre. Altri tre. Ricordate questa cosa, ci mancano altri tre, quindi non vi chiagnite un gol. Non pensate mai, non vincimmo perché sta Cristiano Ronaldo. Può dire un'altra volta, Cristiano Ronaldo non sta andando al Real Madrid, sta nella Juve. Farà la differenza sicuramente, farà. C'è da temere. Però state ben certi che è sicuro, anzi, mo è uno stimolo in più, l'ha detto pure il nostro Carletto Ancelotti.
Ma uno stimolo in più per vincere la Juve con Cristiano Ronaldo, perché sarà ancora più goduria. E io ci credo, perché il proverbio dice: rispetto per tutti, ma paura per nessuno. Ca non stanno i pataterni. Ripete, è il campione è in assoluto, Cristiano Ronaldo, attualmente. Ma rispetto, ok, ma paura mai, mai. Perciò, se siete veramente tifosi del Napoli, come a me, come a che sai, un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Di tempo ne è passato e siamo ancora qua, ed oggi come allora difendo la città. Ale, 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 Napoli, ale, ale. Quindi, grazie tifoso Sita. Non va da chiagno un gol, crediamoci, a Bruno Cristiano Ronaldo, qual è il problema? Ma qual è il suo problema? Ma qual è? Io non lo tengo questo problema. Molti di loro, infatti, ha giuttato in due cesso, vi fate contatti falsi. Voi facete contatti falsi, poi mi riscrivete. E io otto puntualmente sempre in due cesso. Perché voi siete merda, siete inopportuni, ma rata proprio fastidio. Siete come zecca, siete proprio azzeccata. E io otto in due cesso. Perché voi come dite una parola, già capisci che voi siete contatti fake e merda, peggio merda che si duia. E quindi ho otto in due cessi, ve l'ho detto pure l'altro video. A me, pure che non commento, ma non mi piace. Mi metto in due cessi, perché a me non mi interessa iscritto, non mi interessa niente. A me mi interessa che dovete commentare al riguardo. Io faccio un video che faccio i complimenti, ma quale rosico? Dove sto rosicando? Dove sto rosicando? Credetemi, io non rosico nemmeno un po'. A me mi fa piacere, mi sono congratulato con la società sportiva Juventus, stiamo venendo Rubendus, vabbè, chiamiamola Juventus, va questa volta, Juventus, e voi come facete? Rosica, rosica, merda, ma non sto a rosica, ne facete pace con cervello, pure chiuso che siete, voi siete una banda di scema, siete proprio una banda di scema, quindi ad inducesse, subito, immediatamente. Con me non si scherza. Come aveva fatto un commento fuori luogo nel video, che io dico una cosa, voi andate al lato opposto, cambiate e deviate ad un docesso. Voi facete un contatto falso, io ho avuto una domanda in docesso, perché va a me è scritto, passa manco po' cazzo. Forse non vi è chiaro, non mi passa manco po' cazzo. Io il culo non lo lecco. Io ho detto la sincera verità nel video, che mi compiaccio e bam, non è leccato culo. Come no, giustamente vi dico che voi, con Cristiano no, da me non mi facete paura. Anzi, è uno stimolo in più che voi avete capito, cari tifosi partenopei. È uno stimolo in più per Bench, è per pigliare per culo. E vi dico un'altra cosa in partenza. Chi stanno a mancare Champions, vengono? O di chi? Ve lo dico io, e sarà ancora più goduria. Perciò state calma e non rompito cazzo. Ti fate un'apala e basta. Ma ti ha capito o no? Avete capito oppure no? Se no, cagnate squadra. Un'apala non è cosa vostra, perché in Napoli siamo a prescindere. In Napoli siamo per appartenenza, non per trofei. Se no, adesso ma ti fa proprio vercelli. Avete capito che adesso ma ti fa proprio vercelli? Che tene i più scudetti in lui. Quindi che volete parlare? Pure io voglio vincere, ma piano piano, non preoccupate, soddisfazione c'è l'UAM. C'è l'UAM, è venuto un grandissimo allenatore. E io sono molto fiducioso in lui. E poi benissimo arrivano altri due o tre pezzi. Ma ti davi il cao, per venire lui devono arrivare altri due o tre pezzi. È inutile che gli altri parlano, pure il lato youtuber interista là, chi le fogge là, che parli in Napoli e chi ha comprato, stai calmo, piano piano, piano, rilassati, pensa alla squadra tua, pensa alla tua squadra, rilassati, non parlare un Napoli, rilassati, stai calmo, molleggiati, stai proprio calmo, pensa alla squadra tua. Sanno piata un angolano, un grandissimo giocatore, beh, sanno a fare i si devono vedere nel campo.
Il ca quando si scendono in gamba si affrontano due squadre, là si vira a forza. Due squadre, là si andavare a forza. Noi non si andavare. Non so se mi spiego. E voglio concludere dicendo, ma tu non facite disfattisti, perché se no, se ha parlato con me, se parlate con me e mi rispondete, un'avola, là, chi ha cattato, chi là. Io dove ti fai lui, io ti fa Roma all'interno. Io, prego, accomodatevi. Perché ci avete rotto cazzo, punto. Ciao, voglio un bacio, mettete like, sempre Forza Napoli. Perché tutto riesce a munnezza sicchierute. Sempre. Ciao, voglio Forza Napoli. Sempre e comunque, Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.